Buongiorno a tutti in questo sabato 18 aprile nel quale festeggiamo un importante compleanno, il primo compleanno, quindi tantissimi tantissimi auguri a Bridges of Light, un bambino, fra virgolette, di un anno con la coscienza di mille splendidi universi, visto che qui facciamo confluire in questo gruppo gli stati di coscienza e le conoscenze, quel piccolo bagaglio di conoscenze che abbiamo, tutti noi che siamo relatori, ma anche tutti voi che ci state ad ascoltare così amorevolmente. Perché? Perché insieme stiamo creando un mondo, desideriamo perlomeno creare un gruppo enorme, meraviglioso, ma soprattutto estenderlo ad un mondo che sarà più spirituale, fatto di amore. Quindi diciamo che è un gruppo che ci sta portando, ci sta traghettando in quello che è il passaggio fra l'era dei pesci all'era dell'acquario, appunto, dove già siamo. Io personalmente ringrazio ovviamente Gaetano e Silvia, davvero grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui, di far parte di questa bella famiglia. E io ogni mattina, proprio ogni mattina, mi alzo, mi sveglio e penso al privilegio di essere viva e soprattutto il privilegio, ecco, di poter amare, di poter trasmettere quest'amore all'onegamo, ovviamente. Ma anche agli altri, anche a qualsiasi persona che si avvicini a me, nonostante le ovvie difficoltà che si hanno, diciamo, con alcune persone, ma in fondo alla fine c'è comunque un grande rispetto, un grande amore proprio per l'essere umano. E quello che io desidero portare a conoscenza degli altri, ma soprattutto quello che io voglio trasmettere alle altre persone è la voglia di poter fare questo, di essere parte di tutto questo, a prescindere dal ruolo o dalla posizione in cui ci si trova, ci si trovi. E quindi spingo tutti a fare di più e a fare bene. Perché? Perché non ricordo chi l'ha detto, ma l'audacia in sé reca, con sé reca magia, genialità e forza. Oh, non ricordo chi l'ha detto perché è proprio un mio modus vivendi. Non ricordo tanto i nomi, e perché secondo me non è importante chi dice cosa, ma quello che rimane dentro il nostro cuore. Quindi di tutto ciò che io dico, ovviamente preferisco che rimanga dentro di voi qualcosa, anche se non ricordate il mio nome. Mi interessa qualcosa. E che nel vostro cuore abbia un effetto. Perdonate, ma a forza di parlare qua abbiamo più voce. Buongiorno a tutti, vedo siamo già tantissimi. Allora io inizierei con l'argomento di oggi, che è un argomento speciale che mi è stato richiesto e sono contenta di poterne parlare, anche se ovviamente, come tutti gli argomenti di cui tratto, hanno la necessità di essere poi approfonditi in una maniera immensa, ovviamente, no? Perché è molto difficile, diciamo impossibile, poter condensare in un'oretta argomenti così estremamente vasti. Il titolo della live di oggi è Risonanza Schumann, ghiandola pineale ed ipnosi, correlazione ed evidenze. Allora, le evidenze io ovviamente ce le ho tutti i giorni, perché facendo appunto questo lavoro di ipnosi, regressioni alle vite passate, non solo ovviamente, perché questo poi si traduce in una correlazione con tutto, no? Con tutta la nostra vita. Quindi alla fine quella che è l'evidenza che io ho tutti i giorni effettivamente mi porta a pensare che le cose stiano effettivamente così, come le andrò a raccontare ovviamente. Prendete, come ha detto, da tutti noi ciò che di più risuona nella vostra interiorità, nella vostra essenza. Allora, io intanto, prima di cominciare proprio il discorso, volevo salutare tutti, volevo
delle domande perché, come sapete, altrimenti salgono e io non riesco a vederle. Intanto, scusate se siete troppi, ma io vi vedo, non ho bisogno di leggere, vi sento. Scusate perché siete ora penso, dice Antonietta, che bello, anch'io non ricordo mai niente. Già, che rimaniamo con l'essenza di quello che... Ah, ecco qua, allora possiamo andare subito nel discorso. Allora, io in generale dico che tutto ciò che si trova su internet possiamo anche evitare di dirlo, però purtroppo alcune cose vanno dette per forza per creare un po' un ciclo, no? Per poter comprendere meglio. Allora, iniziamo diciamo che nel 1951, così andiamo a capire già direttamente perché si chiama risonanza Schumann, un fisico tedesco, Otto Schumann, predisse tramite calcoli matematici l'esistenza di una risonanza magnetica fra la superficie terrestre e la ionosfera. No. Poi, se non vi ricordate le cose tecniche, tanto io cercherò di parlare il più facile possibile, il più semplicemente possibile, proprio perché quello che deve arrivare è l'essenza, appunto. Poi, altri studi successivi a questi di questo fisico tedesco Schumann, appunto, hanno confermato questa ipotesi, no? E hanno sottolineato che questa risonanza, che appunto è stata chiamata risonanza di Schumann, o risonanza della cavità Schumann, ma sempre quella, e potrebbe essere proprio la connessione tra il campo magnetico terrestre e i campi magnetici degli esseri umani, con un impatto enorme sui nostri processi vitali, quindi sulla nostra vita e sulla nostra salute soprattutto. Oh, io me ne interesso perché ovviamente lavoro a parte con l'ipnosi, ma anche con la guarigione a distanza, lavoro soprattutto con l'energia. Perché anche durante una regressione, quello che io con Javier facciamo è appunto una trasmissione energetica. Per quello c'è tanta differenza fra un operatore e l'altro, a prescindere da quello che è, da quella che è la preparazione tecnica, la differenza la fa l'essere umano, ok? Quindi tu puoi andare la stessa identica cosa succede in medicina, lo diciamo sempre, possiamo andare da medici che hanno fatto le stesse identiche scuole, stesse identiche università, usciti con gli stessi voti, uno è meraviglioso, su noi ha un impatto incredibile, un altro boh, sarà bravo, ma su no, è così. Quindi perché? Perché ci si deve mettere l'anima in qualsiasi cosa che uno faccia, no? Quello che diciamo sempre, perché è quello che fa. Ok, allora, aspetta, ok. No, leggevo della connessione, ma non era un problema mio oggi di connessione, meno male. Quindi dicevamo che, ora poi dopo ve lo allargo ovviamente il discorso, che l'elemento chiave di questa connessione, no, fra questi campi è la ghiandola pineale. La ghiandola pineale che è un organo, come saprete tutti, un organo situato al centro del cervello, che è responsabile della secrezione della melatonina, che è l'ormone che lo sapete, insomma, che per i livelli di sonno veglia, insomma, è un ormone con complesse funzioni biologiche. Appunto, fra le tante funzioni biologiche spicca anche questa relazione dei nostri bioritmi, come abbiamo detto, e della dimetiltriptamina, ossia la DMT, detto in breve, che è una sostanza naturale che moltissime persone ormai conoscono perché ne stiamo parlando tantissimo, che è considerato l'allucinogeno più potente che esista, ma è naturale. Okay? Allucinogeno, ma non perché ci crea allucinazioni come siamo abituati a pensarle, no? Perché il problema che io sempre sottolineo è che rimaniamo troppo nella superficie anche delle parole che utilizziamo. Quindi è un po' come dover andare, secondo me, per fare un buon processo spirituale interiore, un buon cammino spirituale, bisogna andare un po' a cercare sinonimi e contrari di qualsiasi parola poi in fondo, no? Per andare ad approfondire le varie sfaccettature. Ok, torniamo a bomba, se no io ovviamente come sempre mi allargo, chissà dove.
Quindi questa ghiandola pineale, come vedremo, avrà un'importanza enorme perché soprattutto nel caso in cui ci sia un'alterazione di questa connessione elettromagnetica fra gli esseri viventi e la biosfera del nostro pianeta. Tutto ciò ovviamente si traduce in un impatto sulla nostra salute, non solo fisica. Ora, io però adesso farei un passo indietro. Facciamo un passo indietro e andiamo al nostro amato, andiamo nel 1899, con il nostro amato inventore e ingegnere Nikola Tesla, il quale tentò, come probabilmente molti saprete, a Colorado Springs, dove aveva il suo laboratorio negli Stati Uniti, di sviluppare un trasmettitore ad alta potenza per determinare le leggi di propagazione delle correnti elettromagnetiche sia sulla Terra che nell'atmosfera. Tutto ciò che accadde poi in quel laboratorio, che si chiamava Wardenclyffe, in realtà è un po' ancora fra leggenda e mistero, no? Come si dice, perché non è poi uscito quasi nulla. Però è vero anche che, scusate che spengo una cosa, è vero anche che dal quaderno delle ricerche di Tesla, che è un tesoro immenso, possiamo però capire alcune delle sue osservazioni, no? Alcune delle cose che lui poi ha scoperto e ci ha tramandato. Fra tutte queste scoperte c'è proprio il fatto che la Terra si comporta come un enorme conduttore, ok? Questo conduttore rende possibile l'invio delle informazioni, che informazioni, ricordate questa cosa, in questa modalità che ormai noi conosciamo, wireless, no? Ma che già fino a 20 anni fa era assolutamente wireless, questo sconosciuto, perché ovviamente ormai siamo. Anche per questo ne possiamo parlare oggi e tanta gente si avvicina perché può comprendere, è solo una questione proprio di ampliamento della coscienza, no? Però non solo l'invio di queste informazioni, dicevo, in modalità wireless, ma anche la trasmissione di elettricità in qualsiasi parte del pianeta con quasi nessuna perdita. In tutto questo io vorrei aggiungere che è tramite tutto questo che accade la guarigione a distanza. Non perché uno mandi guarigione, che questo è un altro discorso che faremo, perché nessuno guarisce un'altra persona. Quello che inviamo è energia di guarigione, è energia, forza, amore, tutto ciò che serve a quella persona che per guarire ha bisogno anche di tutto questo. La guarigione in realtà è un patto fatto dall'anima con l'universo, chiamiamolo così, e può avvenire quando scatta l'autoguarigione. Quindi al massimo, quindi vi prego tutti voi guaritori, eccetera, io guaritrice, sì, non guariamo nessuno, ovviamente. Quello che facciamo, diamo la possibilità di innescare quell'autoguarigione che poi produrrà il miracolo, ok? Che miracolo poi in fondo non è fatta persona in sé. Quindi un attimo solo che controllo le vostre domande. Un momento, dice Angelina, così compriamo tutti chi è. Infatti, io poi sempre faccio un passo avanti, un passo indietro, non comprendere. È importante la coscienza di pratica, Maria Teresa Russo dice, certo, quella è l'unica cosa alla quale dovete fare attenzione. Coscienza, giustamente, Maria Teresa, grazie, la coscienza di chi pratica. Poi, anche io dietro Maria, ciao, grazie, Roberto Patrice, secondo la tua opinione, l'inquinamento elettromagnetico e maggiormente nel prossimo 5G porteranno scompensi energetici? Inoltre penso che i trattamenti a distanza con la risonanza possano essere disturbati dalle onde elettromagnetiche. Grazie della domanda, Roberto Parisi. Guarda, se iniziamo a parlare di 5G, non finiamo più, ovviamente, perché poi ognuno ha le proprie ipotesi, le proprie idee, via dicendo. Però io ritengo una cosa, solo una piccola cosa abbia la sua risonanza in tutto, no? Siamo collegati, è un campo enorme collegato però anche al resto dell'universo, quindi qualsiasi
leggere. Qualsiasi cosa ha assolutamente un'influenza su tutto il resto. Poi lui dice che i trattamenti a distanza con risonanza possono essere disturbati dalle controtraumatiche. Pare che secondo me viaggiamo in un piano completamente differente, quindi bisogna andare molto più in alto, quindi in realtà non porta a nessuno scopo. Allora, questo andiamo avanti e ovviamente se scopro, fra virgolette, se capisco qualcosa di diverso, ovviamente modulo il mio pensiero su quello che effettivamente no. Per ora no, che siamo ad un livello, una dimensione differente, almeno come lavoriamo noi, insomma, cioè le persone che stanno con me, alzare il volume, il volume al massimo, anche tu ce l'hai al massimo, Mena. Dice Gaetano, brava, brava, ma nessuno guarisce un'altra persona. Sì, grazie Gaetano di rimarcarlo perché è assolutamente così, perché sento tante persone che dicono, ah, se io sono un guaritore, allora voglio che la persona guarisca. Ma per carità, no, assolutamente. Ricordatevi oltretutto che abbiamo il libero arbitrio. Per carità, possiamo noi un influenza libero arbitrio degli altri. No, 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 non guarisce nessuno. Fare la strada della guarigione, dice Daniela Canna, certo, perché salta la voce, eh? Perché un momento, controllo la connessione, sembrerebbe tutto a posto. Va bene, speriamo che non salti. Purtroppo io vivo in un luogo, primo, aspetta. Aspetta, vediamo se riesco a farmi sentire meglio. Mi avvicino. Allora, si salta la voce. No, no, non parlo così, ovviamente. Allora, adesso io vado un po' avanti, altrimenti non riesco a dire tutto ciò che vi volevo dire. Qui abbiamo parlato di Nikola Tesla, abbiamo detto che appunto Tesla è riuscito a misurare la risonanza di questo gigantesco conduttore che è il nostro pianeta Terra, quindi è come se qualcuno la chiama una gigantesca scatola di risonanza, no? Impostando il suo valore a 10 Hz, ok? Cioè 10 vibrazioni al secondo sarebbero 10 Hz, ricordate come questo 10 Hz. Come ho detto prima, il dottor Schumann, che era appunto direttore dell'Istituto di Elettrofisica della Technical University di Monaco, di Baviera, in Germania, no? Cosa fa? Postula l'esistenza di una risonanza magnetica naturale nella cavità tra la superficie della Terra e la ionosfera. Il valore è stato calcolato anche in quel caso a 10 Hz. Quindi queste osservazioni eccessive a tutto ciò hanno confermato l'esistenza di questo tipo di rumore di fondo permanente che è costituito da onde risonanti che compaiono quando sono eccitate, si dice proprio così. È un po' come le onde circolari nell'acqua di uno stagno quando uno lancia un sasso, no? Oppure se cade una goccia d'acqua. Poi un successore di Schumann, tale Herbert Kohn, specificò poi che il picco con la parte più alta, con la più alta intensità di queste onde, era in realtà di 7,83 Hz, che è quella che abbiamo mantenuto proprio come per tantissimi anni come risonanza della Schumann. Quindi in realtà poi una domanda che mi hanno fatto interessante durante i corsi che tengo è cosa causa questo fenomeno che attualmente noi conosciamo come risonanza di Schumann? In realtà non è ancora noto agli scienziati con certezza. Si pensa però che la sua origine sia non all'interno della Terra, ma nell'attività elettrica dell'atmosfera, nella quale rientrano anche i lampi, eccetera. Ma andiamo un po' troppo sul tecnico e quindi oltretutto in qualcosa che non sappiamo con certezza. Per capire, dobbiamo per forza parlare un minimo anche di geomagnetismo. Quindi questo magnetismo era stato, ricordatevi la
forza e tutto ciò che gli antichi greci. Io sono nata in Grecia, no, scherzo, scherzo, no, veramente sono felice di essere nata ad Atene. Perché? Perché apro una parentesi, quando si scende, così insomma, dall'acropoli è una sensazione meravigliosa, andando giù verso Plaka, perché tu dall'acropoli scendi quel marmo meraviglioso, questi gradini larghi, ti sembra di essere lì con i filosofi, mentre loro discorrevano scendendo, salendo in quel luogo magico. Quindi io quando mi voglio ricaricare, quando voglio ritornare in me stessa, vado ad Atene e faccio questa discesa dall'acropoli verso Plaka. Quindi chiuso scusate, ogni tanto divento pure io nostalgica, e questo magnetismo, dicevo, era stato osservato già dagli antichi greci, che raccontavano appunto che era nella città di Magnesia, che diremmo oggi Magnesia in italiano, che questo termine magnetismo nacque. Perché? Perché questa città di Magnesia aveva delle pietre uniche che attiravano i pezzi di ferro, e da lì è nato appunto il magnetismo. E poi ci fu Talete di Mileto che studiò questo fenomeno. Insomma, andiamo avanti fino ai fisici e ai ricercatori di oggi, e siamo arrivati a sapere che il nostro pianeta questa è la cosa che ci dobbiamo tenere come informazione, che è un magnete gigantesco che ha un campo magnetico che si estende dal nucleo esterno di liquido di origine fino al luogo, insomma, in cui si scontra il solare. E questo già vi fa sentire. No, che sia su una terra, pur sapendolo, però insomma è bene ricordarlo, una terra viva. Di questa terra viva ci dovrebbe ricordare che essendo un'essere bisogno di una certa cura, no? Ok, e questo è ciò che io dico. Scusate, sì. Allora, il volume è basso, eppure io ho il volume al massimo. Scusate un attimo solo che al solito abbiamo problematiche tecniche da risolvere. Allora, vediamo un attimo solo, perdonatemi. Volume in uscita, vado a controllare di nuovo proprio qui. Scusate, questa intanto. Vabbè, proviamo così, vediamo se. Ok, allora mia Silvia dice: può anche essere persone uguali, abbiamo energie di cui non voglio dire, certo. Soprattutto bisogna tenere in considerazione il fatto che la persona può non sapere che non vuole guarire, perché c'è sempre quel discorso della mente astratta, della mente concreta, dell'inconscio, no? Quindi tutto ciò che c'è nell'inconscio. Lo sa benissimo perché non vogliamo o non possiamo guarire, capito? Perché a volte la prigione reale nel trapasso, capito? Quindi non bisogna disperarsi. Che meraviglia l'argomento di oggi! Grazie infinite, grazie di essere sempre con noi. Argomento molto interessante, chiaro e direi, grazie Sonia, grazie infinite, re preziosa te chiaro, grazie amore, io ti scusate perché chiaramente segue in vari posti del mondo, si sente, quando avvicino si sente meglio, ok, vicino, metterò paura, sempre insieme riusciamo a seguirti, grazie infinite, grazie. Scusate che io ogni tanto non leggo perché leggo e mi distacco perché si è andata. Quindi tanto do un'occhiata per vedere qua. Oh, adesso voglio fare un inciso, che anche noi esseri umani, probabilmente molti di voi lo sanno, ma ci ritorno dopo, anche noi esseri umani siamo sfere di energia del diametro di circa 7 metri e mezzo, 8 metri, quindi immaginate quanto ci si espande, quanta interazione ci sia, ma ora ci siamo. Allora, la cosa più sorprendente ad ogni modo è che secondo i condotti sul magnetismo, che è stato impregnato nel Le rocce, è stato stabilito che i poli magnetici della Terra già si sono, sono, sta, sono si sono già invertiti a intervalli irregolari più di 20 volte, quindi negli ovviamente 5 milioni di anni, quindi tutto ciò di cui io parlo
a tempo indefinitamente, quindi non vi pensate che, insomma, ecco, ora i nostri poli magnetici cambiano come vogliano in un istante. Poi, però, le recenti misurazioni hanno dimostrato che l'intensità di questo campo magnetico terrestre è diminuita negli ultimi 100 anni, che invece questi sono pochi in relazione a tutto, è diminuita tra il 5% e il 10%. Alcuni scienziati stimano che scompaia in soli 1500 anni. Lo so che non ci interessa, ma noi dobbiamo fare ovviamente di tutto, per pensare alla sopravvivenza al meglio possibile, dando il nostro contributo migliore in questa madre terra meravigliosa. Poi ovviamente fa parte di un piano evolutivo, quindi ci sono incarnazioni anche della terra, quindi questo poi è un discorso molto più profondo, molto più difficile, al quale comunque arriveremo se volete un giorno. E quindi da tutto ciò andiamo a dire. Facciamo un salto tenendo presente tutto quello che io ho detto, che ovviamente dovrebbe essere allargato in una maniera incredibile, ma comunque atteniamoci a queste piccole cose. Passiamo agli esseri viventi, cioè non solo a noi, ma insomma, adesso parliamo degli esseri umani. Allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, uno psichiatra e anche professore tedesco dell'Università di Vienna in Austria, Hans Berger, di che cosa? Che esiste un certo potenziale elettrico nel cervello umano, ok? Berger non solo riuscì ad osservare graficamente gli impulsi elettrici del cervello per quello che poi è stato chiamato elettroencefalografo, ma anche a misurarli, ok? E successivamente poi venne stabilito il registro completo delle distinte frequenze d'onda che emette il cervello umano, ognuna delle quali in relazione a stati psiconeurofisiologici differenti, che sono quelle che oggi andiamo a chiamare stati di coscienza delle onde cerebrali, diciamo così, ok? Quello che voi sentite quando noi di ipnosi, le onde delta, le onde alfa, le onde beta, per quello poi dopo è nato altre tecniche senza che le enumero tutte. Quindi diciamo che per dare un'idea alle persone che non ne hanno, diciamo, con tutto questo, parliamo al volo, quattro cose proprio sulle onde delta, inizio delle che hanno una frequenza fra 0,2 e 3,5. Vedete come siamo comunque tutti legati, siamo di Earth, no? E sono delta, sono collegati a stati dell'emisfero destro del nostro cervello, ad esempio in un sonno profondo, in una meditazione, in stati di trance e ipnosi profonda. Questo è il concetto che io vorrei che arrivasse alle persone. Quando si sta in un sonno profondo, in un sonno meditativo, in una trance, in un'ipnosi profonda, non c'è il buio completo come la gente pensa di solito. Lì il nostro cervello ha un'attività profondissima, meravigliosa. È là che riusciamo a scoprire veramente tantissimo, tantissimo. Quindi queste onde delta sono anche connesse con la guarigione e con la connessione divina, perché io cerco di far andare le persone in una. Mantengo sempre le persone al minimo di quello che è la profondità che possiamo fare quando siamo in ipnosi, ma comunque. E le mantengo in maniera, cerco di farle andare, perché poi quello dipende sempre solo dalla persona che è lì, insomma, io sono sempre la stessa. Ovviamente ogni persona è un mondo a parte, no? E ci vogliono più o meno dei tempi più o meno brevi rispetto al resto. Poi facciamo rapidamente le onde Z, che senza che vi enumero, che vi dico tutto quanto, perché se no stiamo fino a dopodomani, le onde alfa, le onde beta, le onde gamma e via dicendo. Tanto per farvi comprendere al volo, quando c'è, nel caso di un'onda gamma dai 30 ai 90, poi più o meno, Hertz, sono stati di grande energia, poteri psichici, onde beta 14 e 30 Hertz, onde alfa, beh, certo, detta così è troppo limitativa, vabbè, comunque uno stato di veglia a occhi chiusi, un iniziale stato di meditazione, via dicendo. Le teta è uno stato di profonda esperienza meditativa e creativa, e le onde delta è un sonno profondo, senza sogni, diciamo, ma di guarigione e connessione divina, e questo è molto importante. Allora, un attimo.
riuscire se mi dispiace, grazie a tutti. Mi sposo. Vediamo. Ho chiamato, ma avevo problemi in tutta l'area, in tutta la zona. Ok, vediamo. Riproviamo. Non so se a questo punto. Intanto chiedo una cosa a Silvia, se c'è. Silvia, preferisci che disconnetto e riconnetto? Non lo so, io intanto vado avanti. Vediamo un po', mi sembra che vada bene. No, è terribile. A me risulta proprio che meglio di così non possa andare. Comunque, cioè, ragazzi, non si sente, eh? Mannaggia, ma posso. Comunque, chiedo a Silvia se sente se devo disconnettermi, ok? Vediamo se Silvia c'è, se riesce ad ascoltarmi, a dirmi. Io allora, sì, una cosa, chiudo qui questa prima parte, riapro in un'altra, vediamo. Aspetta, problema di connessione. Faccio, sì, ci provo a riconnettermi. Ma il problema degli auricolari è che se io li metto comunque connessione non va lo stesso. Allora, un momento solo che cerco di. Vabbè, ragazzi, io stengo, finisco un attimo qua la diretta, continuiamo come al solito, noi dobbiamo sempre fare la pausa e salta la voce. Ok, allora vi richiamo con il telefono, va bene? Quindi dovrò fare, mi vedrete storta, ma è uguale, insomma. Fra un istante ritornate, vi prego, tutti quanti, siamo tantissimi, siamo 170, quindi vi prego andiamo avanti, ok? Mi riconnetto. Scusatemi per questi problemi di connessione, ma fin quando siamo in lockdown purtroppo non possono venire a sistemare nulla e siamo un po' tutti quanti così. Spero che adesso si senta. Vediamo un po' se la connessione qui è meglio, ok? Allora, vi guarderò da qui perché altrimenti non leggo nulla. No, adesso aspetto sicuramente che voi possiate riconnettervi. Mi dispiace perché c'erano 173 persone, quindi aspettiamo un istante, abbiate pazienza, grazie infinite, grazie davvero. Allora, intanto eccoci, va benissimo così, ma il volume è bassissimo. Silenzio completo, sentono solo l'uccellino. Che strano, eh? Ho cambiato perché prima ero con il computer, adesso sono con il telefono, quindi dovrebbe andare meglio. È un fruscio, non so proprio da cosa possa dipendere. No, perché poi dopo sono niente. Allora, provo ad urlare. Allora, mi metto più vicina, peggio per voi che mi dovrete vedere così da vicino, perdonatemi. Un fruscio di fondo, ma perché mi chiamo? Scusate, proprio prima o poi riusciremo a far arrivare qualche tecnico. Si sente così?
Allora, se mi metto così, che strano, fruscio. Allora, proviamo a parlare, ok? Vabbè, vediamo da qua. Allora, proviamo ad andare avanti. Allora, lo stile di vita attuale, specialmente nelle... Vi guardo da lì, se no non... Da qua è stranissimo, non mi vedo in primo piano, però... specialmente nelle grandi città, abbiamo detto, sia in termini di tipo di lavoro, di divertimento, le diete che facciamo, il... vabbè, tutti lo sapete, no? Comunque tutti questi stimoli anche che abbiamo, le antenne, man mano parliamo, sto dicendo, tutto questo ci sta gettando tutti quanti, e adesso anche più ovviamente, in uno stato di vigilanza, ok? Uno stato di permanente allerta, uno stato di ansia, di irrequietezza, uno stress che sicuramente fa malissimo, tanto che io quando, tipo mare, profumo di mare, e infatti sto al mare, e quello non lo posso togliere, si sente più il mare di me, mare, e quindi... Tutto questo, ma poi io mi dimentico quello che dico, mannaggia, allo stress accumulato, tanto che quando facciamo l'ipnosi, ovviamente la prima cosa che si fa è cercare di togliere tutto questo stress accumulato, che già aiuta tantissimo. Bravo con le cuffie, va bene? Ragazzi, se oggi è così da sola, figuriamoci dopo con la dottoressa Ai che è in Giappone. Abbiate pazienza, veramente. Siete unici, eh? Un attimo, vediamo. Proviamo così. Si sente solo il mare. Ragazzi, allora, facciamo finta di stare al mare. Grazie, grazie Antonella. Allora, senti, che mi sentite così con le cuffie? Ce le ho? Allora, siccome mi arrivano i messaggi dopo, devo stare un po' in silenzio e parlare così. Spero però che si senta, perché altrimenti... Allora, va bene così con le cuffie? Mi sentite? Adesso mi sentite? Sembra che parlo, capito? Va meglio. Ok, allora continuiamo. Vediamo, mi posso guardare qua, ciao. Allora, di conseguenza quindi, soprattutto le persone più sensibili, e tante volte mi chiedono, oh, ma perché mi sento così? Sei sensibile? Cioè ragazzi, la sensibilità va riconosciuta, grazie Gaetano, grazie a tutti. E, la sensibilità va riconosciuta perché è importantissimo conoscere se stessi e la sensibilità è una cosa meravigliosa, però ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia. Quindi molte persone, queste sensibili ancora di più, hanno una difficoltà proprio per sopravvivere, anche andare non so, a lavorare ogni giorno, diventa sempre più faticoso, sempre più impegnativo. E tante persone, sempre di più, hanno questa necessità di andare in spazi liberi da tutto, ma soprattutto da tutte queste interferenze, diciamo così, e andare dove ci sono meravigliosi prati, campi, alberi, erba, quindi nella natura. Oh, e tutto questo, si era, questa cosa si era verificata, se andiamo indietro nel tempo, solamente quando c'erano delle grandi tempeste elettromagnetiche. Vi ricordate ogni tanto il sole ha queste grandi tempeste, via dicendo? Grazie, siete stupendi voi, io non so come fate a seguirmi, ma vi ringrazio tanto per esserci. E invece adesso succede quasi sempre di più, no? È diventata proprio una cosa di sottofondo. Quindi, ma possiamo, tornando un attimo indietro, possiamo attribuire a una semplice coincidenza casuale il fatto che le frequenze delle onde alfa del cervello umano corrispondano a quelle della risonanza di Schumann, no? Su per giù è la stessa identica cosa. Quindi, ci dobbiamo ricordare che al contrario di quanto detto da Darwin e da chi ovviamente poi ha seguito, lo ha seguito, nulla in natura accade per caso, ok? Infatti ci sono dei recenti calcoli che indicano la possibilità che la crescente influenza della radiazione elettromagnetica artificiale, anche altri fenomeni, no, che abbiamo, sappiamo, il progetto ARP e via dicendo, che stiano alterando le frequenze della risonanza di Schumann e che le stiano portando verso valori superiori a 13 Hz, ma a volte,
a valori incredibilmente alti. Quindi quando sta verso i 13 Hz sono quelle frequenze delle onde beta del cervello umano che corrispondono a stati di salute alterati, ok? Per quello poi quando andiamo in ipnosi, perché l'ipnosi fa bene, ma non solo per il lavoro che si fa, ma fa bene a tanti altri livelli, anche solo il discorso di stare in quel tipo di situazione proprio mentale, fa sì che si vibri alle frequenze che fanno bene. Per quello ci sono poi tante guarigioni, capito? Non è che non sono io che faccio una guarigione alla persona, io posso fare tutto ciò che è tecnico e lo faccio al meglio di me, posso dare strumenti, posso dare chiavi di lettura, posso aiutare ad aprire la coscienza, ma la vera guarigione in sé è assolutamente responsabilità della persona. Poi in Spagna uno dei ricercatori, dei pioneer, dei pionieri, no? Di tutto ciò, ha messo in relazione i problemi di salute con le radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza. Questo ricercatore si chiama Bardasano, José Luis Bardasano, è un biologo, un medico, anche un professore in un'università di Madrid. Egli dice che l'elemento chiave che collega la radiazione elettromagnetica, ora devo togliere le cuffie, no, migliorarlo, non le leggo più. Allora, io vado avanti. L'elemento chiave che collega la radiazione elettromagnetica umana alla radiazione terrestre è la ghiandola pineale, ed eccoci qua. In questa ghiandola pineale, che Bardasano spiega che la ghiandola pineale si comporta come un magnetorecettore che genera alterazioni a livello neurologico, ok? E quindi il recettore di tante informazioni, di tutte informazioni, che oltretutto è una cosa importantissima quando io vado a fare, per esempio, il mio lavoro, come tante altre persone faranno, ovviamente io non ho idea del lavoro che fanno gli altri, no? Di come lo facciano, però tramite la ghiandola pineale è una meraviglia per me, perché per noi? Perché? Perché è ricettore di tutte le informazioni che stanno nel campo, ok? Perché quando io vado a fare un assessment, una lettura dell'aura, tutti dicono, ah, però come è? Ma è normale, sto leggendo quello che uno non vede di se stesso, ma che poi profondamente risuona, perché ovviamente ti parlo di te, no? Quindi ovviamente sai che è una cosa tua. Perché lo facciamo? Perché sto leggendo queste che sono le informazioni in questo campo, ok? È una questione di ghiandola pineale e di quanto si lavora su se stessi per poter far sì che questa ghiandola pineale non diventi assolutamente secca, come diceva una mia amica, che è terribile dall'idea veramente. Quindi diciamo che siccome c'è questa interconnessione dei campi, quindi tutto ciò che vibra, aspetta che guardo, ok, tutto ciò che vibra, ah, c'era una domanda, perdonatemi, cerco di finire questa cosa, dicevamo, tutto ciò che vibra dentro di noi è in interconnessione con tutti i campi, quindi poiché tutto è uno e uno è tutto, io posso sapere, per quello non c'è problema anche per esempio per fare le ipnosi a distanza o le guarigioni a distanza. Perché? Perché comunque posso sapere come sta una persona in Nuova Zelanda perché è tutto interconnesso. E ora vi dico anche come, sempre attraverso la ghiandola pineale che è stata chiamata anche terzo occhio e via dicendo. Perché? Perché questa ghiandola pineale, fra gli altri minerali che contiene e produce, c'è anche la magnetite, no? Quindi è l'unico minerale al mondo, abbiamo detto prima, capace di raccogliere informazioni. Adesso leggo un attimo questa domanda, ho cercato di bloccarla qua, perché là se ne sono andate. Qua dice, volevo chiederti, Sara Daiana Toninelli, che rapporto c'è tra credenze e ghiandola pineale? Può essere che possano creare stati di malessere? Ma in realtà sì, lo sai perché? Perché le credenze bloccano, ok? Hanno questa funzione che va a bloccare tutto quanto, quindi se tu non risuoni, se tu non... noi dobbiamo essere dei flussi, no? Dobbiamo andare con il flusso. Se noi ci fossilizziamo, se noi ci radichiamo in una credenza, ovviamente non possiamo fluire, è come se rimanessimo indietro anche di vibrazioni di millenni e a quel punto è normale che stiamo male, ma anche fisicamente. Poi, ok.
parliamo un minimo di questa ghiandola pineale, no? Questa ghiandola pineale abbiamo detto che svolge un ruolo fondamentale sia nella regolazione dei nostri bioritmi che nella, cioè sonno-veglia, che nella rigenerazione cellulare, perché quando io faccio ipnosi parlo sempre di una guarigione delle cellule, che non è una guarigione fisica e basta, ovviamente. Comunque, andiamo avanti. Secondo la teoria di un dottor Strassman, uno psichiatra, l'anima penetra nel feto a 49 giorni, okay? Cioè alla settima settimana di gravidanza, proprio attraverso la ghiandola pineale. Okay? L'ipotesi suggerita in questo libro che ha scritto, che si chiama DMT, di metiltrittamina sarebbe appunto, DMT, la molecola dello spirito, che se volete magari leggetelo perché è molto interessante, questa ipotesi è molto suggestiva perché dice che l'anima umana si incarnerebbe nel corpo nella settima settimana appunto dopo il concepimento, ricorrendo proprio per fare questo alla ghiandola pineale come canale spirituale, ok? E quindi alla DMT come catalizzatore, perché ovviamente c'è bisogno anche di un catalizzatore. Questo canale spirituale, immaginate l'importanza, no? Che ha, perché se la ghiandola pineale è il canale spirituale, come tutti noi diciamo, io adesso non prendo prendo un po' le distanze, ovviamente non dico al 100% quello che io penso, però è abbastanza chiaro, perché ci sono altre teorie e sono valide e vanno comunque tenute in considerazione. Comunque la cosa curiosa è che la ghiandola pineale diventa visibile, attenti, nel feto umano a 49 giorni, esattamente lo stesso periodo che impiega un'anima appunto per reincarnarsi secondo il bardo Totò e via dicendo, no? Quindi da quel momento in poi, cioè no, per scendere, per incarnarsi nel corpo, la ghiandola pineale funge in realtà da antenna, o tante volte la chiamiamo parafulmine per l'anima, no? Perché è un parafulmine che fa appunto attira i fulmini, attira l'anima. E poi insomma il processo è più lungo. E tutto questo io perché mi ci sono avvicinata? Anche per il discorso dell'accompagnamento dei morti che faccio appunto secondo il Bardo Totò, secondo il libro tibetano dei morti, ok? Un altro dato che secondo me è interessantissimo da considerare è che sempre a 49 giorni avviene la differenziazione nel feto del sesso maschio-femmina, quindi è difficile che tutto ciò possa essere una coincidenza, giusto? Quindi, e anche Cartesio, Descartes, aveva a suo tempo individuato nella ghiandola pineale la sede dell'anima, ok? Ed è stata descritta anche come terzo occhio, come chakra e via dicendo. Quindi la cosa bellissima è appunto che riusciamo a leggere i campi energetici che ci circondano. Ora, sono già le 10:50, non risponderò alle vostre domande, altrimenti non posso andare avanti su cose importantissime e che vorrei dirvi rapidamente. Allora, la ghiandola pineale, l'epifisi, quindi abbiamo detto che produce la dimetiltrittamina, che è questa sostanza endogena, quindi nessuno ce la mette, nessuno la possiamo, si può, ma con droghe, quindi ovviamente non sono permesse proprio per esempio nel caso mio, dalla mia morale e dall'etica proprio personale, non solo professionale. Che succede? È una sostanza, la DMT, in grado di portare noi esseri umani ad avere dei viaggi extradimensionali, extratemporali. Quando accade di notte, durante i sogni, quando la ghiandola pineale è attiva in maggior misura. Quindi un catalizzatore principale per gli stati superiori di coscienza, per l'intuizione e che induce l'esperienza della coscienza universale che chiamiamo anche illuminazione. Quindi è importantissima. Perché noi facciamo delle terapie vibrazionali quando facciamo, io quando qualsiasi cosa io faccia, utilizzo una terapia vibrazionale, che Javier ed io abbiamo fatto questo nostro sistema che stiamo insegnando piano piano, eccetera, eccetera. Perché se no facciamo come i medici, no? Che vanno a fare solamente una cosa, invece. Tutto deve essere, quando diciamo olistico, ma deve esserlo per davvero, perché poi io ho amici olistici che intendono olistico solo quello che fanno loro, e no, perché se è olistico è olistico, quindi vabbè, insomma, se no è un controsenso. Allora, le terapie vibrazionali, quindi che fanno? Si sintonizzano con le frequenze dell'organismo, interagiscono con il nostro software, diciamo così, è come se fossero un diapason e riorganizzano l'intero network, per parlare in modo updated di oggi.
in tutto, nel sistema funzionale, psichico, nervoso, endocrino, strutturale e via dicendo. Quindi, che dicevo? Ah, che siccome noi siamo, come funziona tutto questo, che era questo che vi volevo spiegare, che è molto bello, dobbiamo sapere che tutti noi siamo sfere di energia, come vi ho detto prima, di ricordarvi del diametro di circa 7 metri e mezzo 8. E sicuramente voi tutti sapete che siamo fatti di energia e conoscete i chakra. Ok? Dopo, se c'è qualcuno che non li conosce, ovviamente potremmo più avanti fare, magari torniamo indietro e facciamo tutti i chakra ben fatti, ben spiegati e via dicendo, no? Scusate, perché c'è una cosa importante che dice Florian. Dice la Pinelle, no, questo ti risponderò poi dopo. Per nell'anima decidendo di reincarnarsi c'è ancora prima del concepimento. Certo. In realtà secondo me è un po' un andirivieni, no? Che fa l'anima perché controlla comunque da prima ovviamente che i genitori possano avere quest'unione che genererà poi il campo nel quale si creerà questo corpo e fa un po' avanti e indietro, no? Per poter seguire questo processo di nascita. Ok, allora, abbiamo detto che i chakra sono i centri energetici del nostro corpo e hanno il compito quindi di ricevere e distribuire la nostra energia vitale, ok? Quindi, siccome per andare rapida in 8 minuti, non so come farò, ma comunque, diciamo così, che questi chakra hanno una loro vibrazione, ok? Perché tutto vibra, perché all'interno del sistema dei chakra di ogni individuo, oltretutto, bisogna sapere che si muove un campo sinusoidale, che viene chiamato in gergo vacuum quantico, ok? Poi ovviamente quando faccio i corsi queste sono cose che vengono, no? È normale. Adesso sto stringendo quello che non è possibile stringere comunque. Questo sinusoide vibra a 7,83 Hz, ok? Che era la linea sinusoidale del movimento terrestre originale, che adesso però è cambiata, ok? Quindi anche la Terra, abbiamo detto, vibrava allo stesso modo e allo stesso identico ritmo, per quello avevamo meno problemi. Comunque, a prescindere da tutto ciò, tutti questi chakra insieme, con le loro vibrazioni, creano dei campi energetici che nell'uomo noi esprimiamo come filamenti, okay? Come dei filamenti che si irradiano intorno a noi fino a 3 metri e mezzo, 4, quindi un diametro, come vi ho detto, di circa 8 metri. Okay? Questa interconnessione del campo magnetico, poi del cuore, che andiamo insomma più là, comunque diciamo il campo magnetico dell'essere umano e il campo magnetico della Terra, ovviamente è tutto interconnessione. Perché? Perché il mio campo toroidale entra in relazione con il campo toroidale di ogni altro individuo, ma che mi è accanto, ma anche di tutto ciò che mi è vicino, quindi le piante, gli animali, tutto. E allargando, ovviamente, siamo tutti collegati, siamo tutti connessi. Sono interazioni che arrivano fino al cielo, alla terra, al sole, alle stelle, agli universi e via dicendo. Quindi mi mantengo stretta. Queste interazioni, se noi le guardiamo dall'alto, creano una figura bellissima che somiglia molto al fiore della vita. Questo. E ci arriveremo anche lì, ok? E poi 10:55, perché ultimamente ci si sente strani, no? Perché la frequenza del pianeta aumenta, il tempo accelera, quindi quando noi diciamo ma il tempo vola, no, è che dice più di prima, e non è solamente quello che noi pensiamo, effettivamente è proprio quello che sta accadendo, capito? Perché dal 1980 circa la risonanza della Terra, che per migliaia di anni è stata di 7,8 Hz, è salita a 15-25 Hz e ha dei picchi spaventosi. Per quanto voi sentirete che c'è qualcuno che è contrario, ma tanto è normale, su qualsiasi cosa noi prendiamo c'è chi dice una cosa e c'è chi dice il contrario, questo è poco ma sicuro. Comunque, quello che è stato calcolato, che quello che prima era un giorno di 24 ore, immaginate la differenza, è oggi un giorno di 16 ore, cioè 24 ore di prima corrispondono a 16 ore di adesso. Per quello tante volte io dico, ma possibile mai? Quello che facevo, insomma, quando io ero più giovane avevo lavoro, ovviamente, casa, 3 figli, facevo 500.000 cose e adesso sempre meno, quindi non è una sensazione, è proprio così. Anche perché se la sensazione ce l'abbiamo tutti, ovviamente, poi è normale che in un momento di dolore questi tempi, no, sembrano lunghissimi, ma questo è difficilissimo. Si è bloccata di nuovo.
Vabbè, comunque scusate, risolveremo quando si riuscirà a fare tutto ciò. Quindi il tempo che sta accelerando, per esempio poco tempo fa aveva superato i 30 Hz, e che causa questo? Causa mal di testa, stanchezza, affaticamento generale, sogni intensi, crampi, sintomi influenzali che oggi non è che siano il top. Quindi al volo c'ho solo 3 minuti. Stiamo cambiando anche noi, la coscienza umana è influenzata dal campo magnetico terrestre e dalle alterazioni al suo interno. La frequenza Schumann è in sintonia con le onde alfa del cervello umano e con gli stati theta del cervello umano. Tutto questo scombussolamento porta a mal di testa, stanchezza, tutto ciò che vi ho già detto. Queste risonanze che emergono sono correlate appunto alle attività delle onde cerebrali umane. Qua c'è la correlazione con l'ipnosi, quello che facciamo, e con le terapie vibrazionali, no? Che utilizzo. Cosa ci porta? Una cosa bellissima, che è al fatto che stiamo cambiando, ed è per quello che avete tutti sentito sicuramente parlare, se no ve lo dico, comunque ne parleremo ovviamente, di bambini, adulti indaco, bambini cristallo, diamante, arcobaleno e chissà quanti ne verranno. Quindi da qui, ma non solo da qua ovviamente, perché fa parte dell'evoluzione, c'è la necessità della riconnessione, risintonizzazione personale dei meridiani del corpo ai meridiani energetici della Terra e dell'universo, che ristabilisca una connessione che prima era naturale, adesso per tantissimi motivi è stata disconnessa, che è un po' il discorso che facciamo quando parliamo e utilizziamo la reconnection del dottore Ariferlo, che anche noi ovviamente utilizziamo sempre, perché al momento è molto attenuta, è collegata ancora molto bene, appunto è sintonizzata su tutto, in tutto questo sistema. Quindi sono le 10:58, difficilmente io riuscirò, il discorso è enorme ovviamente, tutto ciò si può fare anche tramite le fotografie e via dicendo, tutto ciò che possiamo comprendere è che dobbiamo essere sintonizzati, leggere, perché abbiamo la possibilità di leggere il campo magnetico, che non è solo di chi ci sta vicino, ma è, grazie alla ghiandola pineale, ricettore di tutte queste informazioni. Una prossima volta parleremo di come fare per cercare di sviluppare questa ghiandola pineale, visto che purtroppo è molto difficile trovare delle indicazioni su internet. Allora, io ringrazio tantissimo Gaetano, ringrazio tantissimo Silvia, abbraccio ognuno di voi che mi ha seguito anche con tutte le difficoltà del caso, faccio tantissimi auguri al primo anno e a tutti gli anni a venire a Bridges of Light, sono a vostra disposizione con voi, arrivederci e seguite tutte le dirette, ci rivediamo alle 15 con la dottoressa Ai parlando di casi di ipnosi eccetera eccetera. Un bacio, a dopo!